Buongiorno a tutti, siamo gli alunni della seconda B dell'Istituto Comprensivo Don Milani della Gazzera. Nei mesi passati abbiamo affrontato il tema dell'agricoltura per la produzione di cibo. All'interno di questo percorso ci siamo soffermati ad analizzare il suolo e abbiamo scoperto che è una risorsa molto importante, limitata e complessa. All'inizio ne sapevamo molto poco e da libro di tecnologia abbiamo cominciato a farci un'idea degli strati e degli elementi che compongono il suolo. Il nostro studio ci ha portato prima nel giardino della scuola per verificare le informazioni del libro e poi a confrontare i dati raccolti con un suolo speciale, la barena. Non sapevamo cosa avremmo scoperto, ma solo che avremmo usato le nostre mani, gli occhi e le orecchie, semplici strumenti per raccogliere dati e informazioni da confrontare. Ci siamo posti alcune domande. Due suoli con una storia di formazione e un uso molto diverso, come la barena e il giardino della scuola, sono diversi? Quali caratteristiche ha il primo tipo? Quali il secondo? Quale relazione c'è tra suolo, ambiente, flora, fauna e utilizzo? Abbiamo lavorato in gruppi all'interno dei quali ognuno aveva un compito. Il capogruppo, il fotografo, lo scrivano, il prelevatore, il manisburger. Questo ci ha fatto lavorare bene e velocemente e ognuno di noi ha potuto dare il suo contributo e partecipare attivamente. Alcuni dei nostri compagni hanno infatti scoperto di avere abilità prima sconosciute, che ha fatto foto molto belle e che ha maneggiato i campioni in modo corretto. Abbiamo raccolto dati e scoperto molti aspetti nuovi del suolo, la sua composizione, e abbiamo potuto conoscere una parte del nostro territorio molto speciale, la barena, che pochi di noi avevano già visitato. La barena ci ha colpito per l'ampiezza degli spazi e l'abbondanza di acqua. Certo, un'acqua speciale che si muove, sale e scende, salata ma non troppo. La vegetazione è molto particolare che si è adattata ad avere le radici, spesso ora sotto, ora fuori dall'acqua. Il suolo in particolare presentava tre strati, di cui uno molto scuro e un odore poco piacevole, indice della presenza di certe sostanze e non altre, facile da scavare rispetto al suolo del giardino della scuola. Le cose che ci hanno colpito di più e che ci sono piaciute di questo lavoro sono ascoltare l'effervescenza del suolo, conoscere il suolo usando le mani, imparare divertendosi, qualcuno anche troppo, osservare nuove piante, lavorare in armonia, scoprire che il suolo ha più colori. Soprattutto ci siamo sentiti utili tutti e siamo stati all'aria aperta. Noi, con i nostri sensi e la nostra curiosità, abbiamo scoperto le caratteristiche di un terreno particolare e unico, in modo piacevole grazie a un gruppo unito e rispettoso e ad una professoressa brava ma anche divertente. Ora vi presentiamo un breve filmato che riassume le fasi dell'esperienza. Grazie per l'attenzione.